Buonasera a tutti. Come va? Siamo in diretta, cominciamo questa nuova diretta. Controllo l'audio. Siamo in diretta. Ok, Ciao. perfetto. Audio e video, ok. Vi ringrazio per l'accoglienza e ringrazio Anna, Enrico. E siamo qui si comincia cominciamo questa nuova eh, puntata no di questa rivista la rivista oltre oltre sogni lucidi ed esperienze fuori dal corpo viaggi fuori dal corpo e aspettiamo che arrivino un po' tutti quanti datemi conferma mi sentite mi vedete Allora, stasera parliamo di come avvengono le OBE, quindi le esperienze extracorporee, e che precauzioni adottare. Ehm, io già ho fatto un paio di dirette, due, tre dirette in, in questo bellissimo gruppo. E un po' ho anche introdotto l'argomento di che cos'è un obbe, cos'è un'esperienza un fuori dalla, dal corpo, ma facciamo un piccolo eh, riassunto per i nuovi arrivati, per chi non ha, anche perché sono abbastanza nuovo in questo gruppo e molti non sono, diciamo, non hanno avuto diciamo l'informazione su questa eh, su che cosa significa, che cos'è una Obe. Obbe hobby. hobby, hobby Out of body experience significa uscita fuori dal corpo, significa percepirsi fuori e vedersi praticamente fuori dal proprio corpo, vedersi diciamo in una condizione di estraneità dal di fuori e vedere il proprio corpo come se fosse da un'altra parte, eh, quindi in una condizione di sdoppiamento. Questa è una condizione incredibile perché rappresenta un'esperienza eh, destinata a cambiarti la vita. Eh, in realtà questa condizione l'hanno sperimentata quasi una persona su quattro, quindi circa il 25% delle persone è stato stimato a livello mondiale che hanno avuto questa esperienza da piccoli, soprattutto da piccoli capita, quindi da, da giovani, da adolescenti. Come può esserci anche l'esperienza della paralisi notturna, cioè il trovarsi eh, intrappolati eh, dentro il corpo fisico e poi percepire dopo un po', per esempio, il braccio fantasma, quindi il cosiddetto arto fantasma che esce fuori dalla, dalla, dal braccio fisico. E normalmente questo è... Ehm, è accompagnato poi con il passare del tempo da una obe vera e propria. Inizialmente ci sono questi, queste sorte di sdoppiamenti eh, parziali, ma poi questa poi è un'esperienza che col tempo si trasforma da una paralisi, proprio una vera e propria uscita fuori dalla, dal corpo fisico. Dicevo, un'esperienza destinata a cambiarti la vita, perché eh, mano a mano che, eh, che si sperimenta questa espansione, in realtà questa è un'espansione della coscienza, un'espansione della consapevolezza, che dà modo a ognuno di noi di recuperare una mole, infinite, una mole infinita di informazioni. Quindi si esce fuori al, eh, in questa dimensione che Michael Raduga chiama The Phase, la fase, e in cui praticamente eh, viene denominata anche mondo astrale no? in, a livello esoterico, eh, mondo astrale, dimensione astrale, eh, in cui puoi accedere a qualsiasi tipo di informazioni riguardo a te stesso, riguardo all'universo che ti circonda. E il viaggio astrale in realtà, come dicevo, è una delle chiavi principali. Eh, e forse più accessibili, forse più dirette, proprio per accedere alla, alla conoscenza, al vedere le cose nascoste, quello che normalmente non, non si percepisce con, con gli occhi fisici: eh, perché eh, noi praticamente ci ritroviamo ehm, avvolti quando noi usciamo fuori dal corpo da un'atmosfera eterica nella quale noi praticamente possiamo volare. Possiamo volare, possiamo attraversare le pareti, possiamo eh, attraversare i soffitti e il senso di libertà che si eh, sperimenta è totale perché eh, sono, non ci sono vincoli fisici, materiali e quindi l'esperienza di sentirsi fuori dal corpo in genere un'esperienza molto molto positiva, tutt'altro che negativa, ma un'esperienza che... Ognuno di noi deve provare. Chi ha provato questa esperienza lo sa ed è qualcosa di entusiasmante, perché poi si ha veramente la voglia di, eh, di ritrovarlo. Quando fai un, una hobby, un viaggio astrale, ti sembra di aver toccato il cielo con, con un dito, no? Questo perché? Perché non ci sono vincoli, leggi, le leggi fisiche non esistono, ti senti in una condizione di infinita leggerezza. E hai anche, anche una percezione delle cose, quindi una visione delle cose degli oggetti intorno a te a 360 gradi. Vedi i dettagli di ogni cosa in eh, profondità. Eh, in taluni casi eh, si parla di eh, iperrealismo, perché eh, non c'è solo la visione di un oggetto, ma anche la percezione della sua totale essenza, quindi dei dettagli di cui questo oggetto è composto, delle sue origini, eh, come è fatto e si percepisce tutto oh, questo. Eh, mi state sentendo bene con l'audio? Sì, ok, perfetto, perfetto. E allora, eh, dicevo... Vedere gli oggetti, vedere le cose con un, un grado di profondità eh, molto superiore, molto, molto alto, eh, a volte eh, ti lascia con un grande senso di, di stupore, no? eh, di sbigottimento. Almeno questo accade le prime, le prime volte. Io per esempio mi ricordo eh, durante le, prime, le mie prime esperienze, quando decollavo praticamente, perché uscendo dal balcone di casa mia, Uh, volavo, cominciavo a volare, poi atterravo dolcemente per, per strada e il fatto di vedere le cose, vedere le cose in un'altra in ottica, un uh, altro modo, un'altra modalità molto più approfondita, molto più dettagliata, innanzitutto l'esperienza è qualcosa di straordinario perché io non avevo paura di nulla. Sentevo, sentivo dentro di me come dire, il potere, no? Come mi sentivo una sorta di, di supereroe, no? Perché potevo per esempio zoomare tutto quello che avevo intorno. e Vedevo, stavo per strada, mi ricordo le prime esperienze, fa, mi cimentavo a fare questi piccoli esperimenti, quindi vedevo, per esempio, le targhe delle macchine, e poi mi ricordo in questo particolare di questa esperienza, che mh, da queste targhe, no? Uh, mi ricordo la targa di una macchina che a un certo punto era, si, era, si era aperta no? all'interno della targa come una finestra e io ero entrato dentro questa finestra ed entravo praticamente in profondità, ma man mano che mi addentravo, quindi dentro questa finestra, riuscivo a capire ogni informazione di, di questa macchina, eh, la data, il luogo di fabbricazione, tutte le informazioni tecniche che io neanche capivo perché mi arrivavano delle informazioni sul motore, sul, sul volano, tutte non riuscivo a capirle e riuscivo anche a capire per esempio eh, i nomi dei proprietari, no? tutti i vari passaggi di proprietà che aveva avuto questa, questa macchina. Eh, molto interessante, mi arrivavano tutte queste informazioni rimasi proprio così, diciamo un po' sbalordito. Um, poi che mh, entravo per esempio dentro i supermercati, mi, mi, rim mi, rim mi, rim mi rimasta impressa anche questa esperienza, sono entravo dentro un supermercato e vedevo tutte quante... Le merci esposte sul, sul bancone, no? per esempio vedevo il bancone del pesce, il banco dei pesci, e riuscivo a capire da dove provenivano quei pesci, la loro origine, la, la nazionalità, no? da dove provenivano. E poi, i, per esempio, le merci che stavano lì, no? Nel, nei vari scaffali, la composizione del, degli ingredienti, quindi riuscivo a capire tutte queste, tutte queste cose. La capacità di formazione è molto, è molto forte in un viaggio astrale. Hai la possibilità di investigare, hai la possibilità di viaggiare nel tempo, viaggiare da un posto all'altro come se fosse dietro l'angolo, perché il, lo spazio praticamente è tutto quanto intorno a noi. Basta che apri una porta e ti trovi, sai, a casa tua, apri una porta, se tu stai facendo una obbe, quindi se quello è veramente un viaggio astrale, hai la possibilità di aprire una porta e trovarti dall'altra parte dell'universo, ok? E in un'altra costellazione che magari si trova a migliaia d'anni luce, in uno di quei pianeti, magari un pianeta simile alla Terra, magari un pianeta in cui ci sono abitanti, puoi interagire, puoi parlare, puoi veramente scoprire tutto. Quindi c'è la possibilità di andare dappertutto. Tutto quanto eh, è limitato soltanto dal nostro, eh, dal nostro credo, dalla nostra possibilità, siamo noi che diamo la possibilità a noi stessi di vivere determinate esperienze, quando dentro di noi non abbiamo dei limiti, dei limiti. Quindi noi veramente possiamo fare tutto. Ok? Il limite ce lo diamo noi stessi. Io in realtà potrei parlare per ore di questa esperienza, però quello che in realtà quello che più conta, secondo me, è che eh, il maggior risultato di una, una obbe è, è il superamento della paura. Innanzitutto la paura della morte fisica, eh, che è associato alla paura dell'ignoto, dell no? Quindi quando tu stai varcando l'ignoto e quindi capisci che cosa c'è oltre, oltre, eh, oltre il fisico, no? E quindi non hai più paura della morte, perché quando tu sai che c'è ben altro, eh, chiaramente dici ok, quando muoio io eh, non scompare più il mio corpo fisico, ma io mi ritrovo praticamente in questa dimensione, no? Quindi forse questo è il risultato più grande. Al di là delle esperienze che possono essere positive e delle tantissime possibilità che ci sono, è questo. Quindi io consiglio sempre di fare un viaggio astrale perché modifichiamo proprio il nostro modo di pensare, di guardare la vita. Quindi in realtà il viaggio astrale ha un obiettivo del tutto terreno. Non è una cosa così astratta, così metafisica, diciamo, no? esoterica per i pochi, per i pochi iniziati, per i pochi privilegiati. Tutti quanti lo possiamo fare, innanzitutto, perché è molto, molto alla portata e, e soprattutto. E ci migliora proprio la vita, quindi il nostro modo di approcciarci a noi stessi come esseri spirituali, perché capire che io sono molto più del corpo fisico mi fa capire che io sono un, un essere immortale e quindi si supera la paura della morte. Eh, trovarsi ad identificarci non più come corpi fisici, ma come esseri energetici praticamente ci porta. A modificare completamente il paradigma della nostra realtà se io vi faccio un esempio se io mi guardo allo specchio no, e vedo soltanto me stesso riflesso allo specchio con due occhi il naso la bocca e per forza mi aggrappo poi alla, alla parte alla parte fisica no perché non ho più riferimenti e quindi automaticamente Poiché mi identifico col mio corpo, la prima cosa è, e non ho altro, ho perso il contatto con me stesso, vedo solo la parte, il lato esteriore, è normale che io abbia questa paura di perderlo. Quindi è una paura sia irrazionale ma anche razionale, no? E in, quindi ho paura di perdere qualsiasi poi collega cosa collegata al corpo fisico, perché come c'è il mio corpo fisico poi ci sono le cose, no? Tutto ciò che è collegato al mio corpo fisico, la mia macchina. E la mia casa, e il mio letto, le mie coperte che mi fanno calore, che mi fanno dormire quando dormo tranquillo, so comodo dentro una casetta. La paura di perdere tutto, no? Questo è normalissimo. Quindi ehm, noi siamo infinitamente più potenti di quello che ci sembra di essere perché abbiamo la possibilità di investigare e scoprire questa nostra nuova essenza. Basta esserne consapevoli, tutti quanti lo possiamo fare con degli accorgimenti, con delle tecniche, tecniche che vengono spiegate nel libro The Phase di Michael Raduga, che è questo qui. Io faccio parte appunto di, questa, uh, di, questa, di questo istituto e stiamo cercando di divulgare quelli che sono i metodi per, per sperimentare il viaggio astrale e vi assicuro che tutti quanti lo possiamo fare e in realtà no quando io faccio una cosa del genere e divento, ve lo dico proprio perché può essere anche la mia, la mia esperienza questo mi aiuta anche ad accettare tutto quello che mi accade qui nel mondo fisico perché non ti senti più coinvolto quando tu capisci che non è, la realtà fisica non è l'unica che esiste, ma ci sono infinite altre realtà. E tu fai parte, tu sei un essere multidimensionale che fai parte di altre dimensioni. E tu lo sai perché l'hai sperimentato. Te ne freghi di qualsiasi cosa ti accade anche qui fisicamente. Sto al lavoro, il capo mi sgrida? Oppure c'è qualcuno che parla male di me, dei colleghi che, che parlano male? chi se ne frega, ok? Mi graffiano la carrozzeria della macchina con le chiavi? Lì mi incavolo, ok? Perché vabbè, d'accordo, a volte anche hai la macchina nuova, mh, siamo tutti umani, no? Ti, ti tracciano praticamente come è successo, mi mia moglie si è appena comprata una 500, la, dopo due giorni gli hanno proprio con la chiave, l'hanno distrutta proprio, no? Sono passati zzz, e gli hanno fatto un graffio, diciamo, da L'hanno circondata, diciamo, un grafo che l'avvolgeva. E quindi sì, ok, no, e non rimane impassibile. Però l'arrabbiatura durerà un attimo, no? mezza giornata, due ore, se c'è veramente la consapevolezza di chi siamo noi, ok? Quindi cambia anche il livello di, di consapevolezza. Come disse il maestro dei maestri: no? il, grande, il grande maestro Gesù. Essere nel mondo, ma non del mondo, ok? Quindi questo significa partecipare a quello che è il, il mondo, no? la vita fisica. Quindi io sono nel mondo, ma non del mondo, non del mondo, cioè non mi lascio coinvolgere dalla mondanità, dai miei desideri, dai desideri più fisici, più terreni, tutto ciò che c'è di, eh, di più fisico, più egoico, no? Significa osservare le cose dall'alto, no? Senza farsi coinvolgere troppo, proprio perché esiste la consapevolezza di questa, di questa realtà, che come ho detto è multidimensionale, la consapevolezza quindi delle nostre potenzialità. Un'altra domanda che mi viene fatta è questa, sempre riguardo le modalità, ok? E stiamo parlando proprio delle modalità, come avvengono i viaggi astrali. Un'altra domanda è proprio questa, ma dove ci troviamo quando siamo fuori dal corpo? Ok? E vi rispondo in questo modo, noi ci troviamo in differenti dimensioni, differenti, come per così dire, il mondo assale è composto da tantissimi territori, ci sono migliaia se non milioni di territori, noi ci troviamo nella dimensione, nel territorio che più ci appartiene, in base alle nostre vibrazioni, alle nostre frequenze e anche a quello che un po' noi siamo, quindi anche ai nostri sistemi di credenze. Ok? Mm, vi faccio un esempio, se io sono un tipo eh, iracondo, no? Mi arrabbio in continuazione. Mi ritroverò normalmente in ambienti rissosi o violenti se non lavoro su di me, quindi potrei avere anche una hobby negativa. Quindi se io mi trovo in uno stato negativo, posso trovarmi in ambienti bui, lugubri. Il mio livello energetico sarà, sarà basso. Mi è, a, volte, a volte è capitato perché eh, ero, diciamo, incavolato, perché magari avevo avuto una giornata eh, pesante eh, o di litigio, mi sono direttamente, una volta che sono uscito, mi sono trovato in uno stato energetico molto basso, ero proprio appiccicato al suolo. Come se ci era proprio una colla, mi sentivo pesantissimo, pesavo 100 kg e non riuscivo neanche a, a sollevarmi. Quindi, eh, questo capita se tu ti trovi in una vibrazione negativa, ti troverai automaticamente in uno stato corrispondente alla tua vibrazione. Okay? Al contrario, se io sto facendo un lavoro su di me, quindi un lavoro spirituale, di risveglio della consapevolezza, di controllo delle mie emozioni, del mio ego. No? Eh, quindi il controllo delle emozioni mi fa poi avere delle esperienze migliori perché io vibrerò in maniera più consapevole. Le mie vibrazioni saranno più leggere, più, uh, più sottili, più elevate. Ok? E quindi mi ritroverò in ambienti pieni di luce. L'ambiente sarà diverso, tanto che potrò anche interagire con le guide, con, con i maestri e, e trovarmi veramente in mondi bellissimi. Ci sono in realtà una varietà incredibile di mondi e di territori da, da visitare e sono veramente infiniti. A volte eh, c'è un grande eh, viaggiatore astrale eh, che ha scritto dei libri, è una... Contemporaneo a un personaggio molto importante che si chiama William Bullman. Non so chi ha letto i libri di William Bullman, e lui ci spiega che cosa sono questi territori. A volte noi ci ritroviamo in dei territori quasi fisici di una realtà impressionante, con luci e colori vividi. Ma sono veramente ambienti proprio quasi terreni, quasi fisici, che non riusciamo a modificare, no? è impossibile proprio modificare. E William Bullman, ci parte di, non solo William Bullman, ma anche Robert Monroe definisce questi veri e propri ambienti come i territori dei sistemi di credenze. Che cosa sono i territori dei sistemi di credenze? Perché si chiamano così? Si chiamano così perché sono dei luoghi che vengono creati. Dal pensiero collettivo e spesso sono proprio eh, la, la consistenza di questi luoghi è determinata, quindi l'aspetto, la ecco più che la consistenza, ma anche l'aspetto, il modo di essere di questi luoghi è determinato dalle credenze di un gruppo di persone, più o meno vasto. Se si tratta di un gruppo molto vasto, per esempio, che ne so, eh, un gruppo di credenti cristiani, no? adesso mi viene l'esempio del paradiso o dell'inferno, dell'inferno dei, dei cristiani. Questo vabbè, si tratta dei luoghi più, più grandi, no? diciamo territori più, più estesi. Il giardino dei musulmani, per esempio, mi viene in mente il Gianna, il giardino dei musulmani, il nirvana, eccetera, 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 eccetera. Ci sono, ma ci sono anche dei territori più, più piccoli che vengono creati da un gruppetto di persone o addirittura da una singola persona. Quando noi moriamo, normalmente ci troviamo in uno di questi territori, ma questo avviene in base a perché noi ci rapportiamo in base a quelle che sono le nostre credenze. Ma la stessa cosa quando noi semplicemente stiamo viaggiando da un posto all'altro, no? perché noi ci spostiamo in base al nostro stato di consapevolezza, alle nostre vibrazioni e tanto più siamo privi di credenze limitanti, di tabù, di paure, ma anche di credere, io credo che andrò lì, credo che farò questo, tanto più partiamo da, una, da un atteggiamento di pulizia mentale, al di là del tabù e delle paure, e tanto più saremo in grado di muoverci in libertà senza barriere o vincoli tra un territorio e, e l'altro, no? Eh, quando noi viaggiamo, a volte ci blocchiamo, ci blocchiamo all'interno di un territorio, ma non riusciamo poi a spostarci. Chiediamoci il perché. Ok? Chiediamoci se c'è qualche cosa che ci blocca, perché io mi trovo, per esempio, dentro una casa e magari non riesco più a uscire. Oppure, perché vedo quel personaggio, oppure quel guardiano che mi ferma, e dice: oh, Alt, ferma, non andare oltre. E ognuno ha questi sistemi, queste credenze, questi limiti. Quindi, tanto più noi stiamo facendo un lavoro di liberazione di quelli che sono i nostri credi, le nostre credenze, e più ci muoveremo in, in totale in, in libertà. Ok? Allora, intanto fatemi domande se c'è qualche, qualche curiosità o qualche domanda. Non lo so perché non le vedo. Mi chiede, ok, ok, col telefonino. Allora, Maria Assunta mi chiede, è così che avviene con la morte? Bravissima, bravissima Maria Assunta. Allora, e e avviene esattamente la stessa cosa identica quando noi moriamo. Cioè la morte non è altro che una transizione. Così come avviene durante i nostri viaggi astrali, di muoverci in una dimensione o l'altra, no? E in un territorio, il cosiddetto territorio di sistema di credenze che più ci appartiene, lo Stato, il territorio che più ci appartiene in base a quello che noi siamo, la stessa identica cosa avviene dopo la morte fisica. La morte fisica in realtà è, un, è proprio una transizione della coscienza nella realtà che ci appartiene in base al nostro concetto di, uh, di verità, in base alle nostre credenze. Se noi crediamo in una cosa, per esempio, un cristiano cattolico molto credente si troverà a frequentare delle chiese, a seguire addirittura la, la, le messe insieme ad un gruppo di persone con credenze simili al, alla sua. Frequenterà una, una persona che ha sempre bevuto, per esempio, una, che ha il vizio dell'alcol. Si dovrà frequentare vinerie locali, localetti per poter bere. Gruppi di persone, realtà di consenso. Nel, Nella strada c'è tutto quanto una. Um, William Bollman ci fa tutto quanto un, un grafico, se voi vedete anche nei vari, nei vari libri, in cui c'è i cieli del consenso, cioè le dimensioni astrali dove ci sono tutti i vari territori dei sistemi di, di credenze. Mano a mano che tu riesci poi a superare questi, se tu riesci a superare questi territori, allora ti andrai oltre, quindi andrai in una dimensione più sottile, più vicina alla tua anima, alle tue origini, al tuo sé, al tuo essere. E quindi non avrai bisogno di reincarnarti. Ok? Se io eh, muoio normalmente, che cosa, che cosa mi succede? Che io mi capita quello che io mi aspetto di incontrare. Spesso e volentieri eh, incontro i miei cari, i miei familiari, i miei amici. Questo è spiegato molto bene nel libro di William Bullman, che vi consiglio. Si chiama Avventure nell'aldilà. Ad esempio, un'altra cosa, una cosa che può sperimentare un viaggiatore astrale è che la reincarnazione non è una teoria, ma è un dato di fatto. Perché eh, se io non faccio un lavoro durante questa vita fisica per superare me stesso, le mie credenze limitanti, ma soprattutto per superare la mia identificazione con il mio corpo fisico, Sarà del tutto normale che quando io muoio, dopo un certo periodo di tempo, vorrò rientrare dentro un altro corpo fisico per continuare a sperimentare la mia fisicità, perché io sono sempre stata abituata alla mia fisicità, io non sono riuscito a identificarmi con nient'altro, e quindi sarà lo stesso corpo fisico che mi attrarrà a fare, una nu a fare nuove esperienze nel pianeta Terra, ma anche in altri pianeti fisici perché chiaramente non c'è soltanto il pianeta terra come, come pianeta fisico no questo avverrà finché siamo legati alla nostra fisicità quindi noi finché noi non comprendiamo che siamo molto di più del, del corpo fisico quindi saremo sempre attratti da questo mondo dalle cose di questo di questo mondo ok Ehm um... Un po' il discorso dell'essere dell attratti dalle cose di questo mondo. no? A me, per esempio, c'è stato anche una, un grande maestro indiano che si chiama Che è Sai Baba, che molti di voi conosceranno. Eh, lui dice questa frase: Allora, oggi l'essere umano soffre poiché non vuol lasciare la presa delle cose piacevoli che ha attinto dal mondo. E fa un paragone. Dice: l'essere umano è come una scimmia che non può tirar fuori il pugno pieno di noci dal vaso dal collo stretto. Egli si lascia ingannare dal credere che i possedimenti materiali gli procurino la gioia e la pace. Ok? Quindi lui vede questi possedimenti materiali come una scimmia, no? Vede le noci, infila il braccio dentro un vaso. Il vaso. Al collo più stretto del suo pugno, no? Quindi pur di rimanere attaccato a questa noce, perché ci rimane, rimane poi impigliato dentro il vaso perché non apre le mani, quindi non lascia la presa, non molla la presa. E la stessa cosa è per noi esseri umani, no? Non lasciamo la presa delle cose piacevoli, delle cose e eh, delle cose mondane, no? Ehm, superare la allora io. Mh, Volevo anche fare insieme una piccola tecnica, una piccola pratica eh, per, mh, perché voglio un attimo, mh, una piccola prova di allenamento per le obbe, per riuscire a, ad avere un'esperienza extracorporea, perché vole, vi volevo, se voi volete, se vi va vi spiego qualche cosina. Mh, perché è chiaro, se ne parla, però è anche importante un po' sperimentare. no? Quindi ho detto fammi fare anche questo piccolo esperimento. Dare una tecnica, no? Quindi fatemi prima qualche domanda se avete qualche dubbio, qualche cosa da chiedermi. Se no, passiamo direttamente a questa tecnica. Allora, Luciana chiede: tutto è illusione? I viaggi sono immaginari? No, Luciana allora. Se tu credi quello, quello di cui ho parlato prima io, il discorso del sistema di credenze, del, del nostro modo di vedere e del, di percepire le cose, questo è un grandissimo ostacolo. Se noi crediamo che il viaggio astrale è un'illusione, non faremo mai un viaggio astrale. Noi sogneremo e vedremo le nostre illusioni. Avviene quello in cui tu credi. Se tu hai fiducia... E questa sia un'esperienza reale, quindi dai il giusto valore dei sogni, allora cambierà la prospettiva. Un po' come i bambini, no? I bambini credono ai sogni, e infatti hanno tantissimi viaggi astrali. Che cosa succede con l'educazione? L'educazione ci porta, c'è cioè poi la fase proprio della disillusione, ok? E ci viene detto: non credete ai sogni. Quindi cominciano a spiegarti no? la storia, la geografia, e la, le scienze, la, la, la scienza con la S maiuscola e tutte queste cose qui. Questo è vero e questo è falso, il sogno è falso, il viaggio astrale è falso. Quando tu credi a questa cosa, diciamo, un po' ti hai, hai formattato no? la tua testa e l'hai programmata secondo quelli, quelli che sono diciamo, dei paradigmi che ti vengono imposti dall'indottrinamento scolastico, e quindi non avrai più viaggi astrali, ok? Caterina, eh, per curiosità, si può fare il viaggio astrale in coppia? Assolutamente sì. Però, attenzione, ci vuole una forte eh, unione. E, per esempio, è molto facile sperimentare un viaggio astrale se c'è un intento comune di, comune di sperimentarlo come prima cosa. Come prima cosa. E, e soprattutto se c'è anche una, un legame. Tra queste due persone sarà molto, molto più facile. Perché il legame eh, va, a, diventa un ancoraggio, una sorta di ancoraggio che fa ancorare queste due persone in una, in, in una stessa identica esperienza. È come se ci fosse un'attrazione all'interno della stessa dello stesso territorio astrale. E quindi si possono fare quelli che sono o i sogni condivisi o i viaggi astrali. Però generalmente questo ca capita tra due persone molto molto unite, che ne so, possono essere due gemelli, oppure un marito e una moglie, persone comunque molto molto legate e comunque che hanno un intento comune, molto forte. Eh, Antonella, io ero cattolica quando sono uscita dal corpo. Come mai non credo più a nessuna religione? Non lo so Antonella, <ride> questo, ti devi dare tu questa, questa risposta, io non te, lo so, non te lo so dire. Può essere che tu magari ti stai facendo delle domande e quindi magari non, 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 le religioni non ti danno più le risposte alle domande che ti fai, e quindi proprio per questo ti stai approcciando diciamo, a, alla spiritualità. La spiritualità, sai, è una cosa che si sperimenta un po' diciamo hanno delle cose in comune la spiritualità e la religione perché c'è sempre la ricerca del, del divino no? dell'essere supremo però mentre la religione diciamo ti impone determinate cose come verità assolute quindi dogmi la spiritualità invece ti, ti, ti dà proprio quell'input per cercare da te quelle, quelle risposte con il viaggio astrale eh, vai a utilizzare la spiritualità Okay, quindi un po', eh, perché? Perché il viaggio sai ti dà delle risposte. La verità ti rende liberi, no? Rende liberi. Quando noi siamo liberi, noi non abbiamo, non abbiamo uh, quando noi abbiamo la verità, no? Siamo liberi, perché non abbiamo, soprattutto non abbiamo nessuno che poi debba dirci che cosa dobbiamo fare o cosa dobbiamo, come dobbiamo muoverci. Perché eh, eh, quando noi siamo elevati è il nostro buonsenso che ci guida, è la nostra coscienza e quindi non abbiamo bisogno di nessuno che ci imponga la sua, la sua verità. Questo significa eh, la verità vi renderà liberi, come diceva Gesù, no? Peppe, Michi, ma il mondo nirico fa parte della stessa dimensione delle obbe? Allora, esattamente. Allora, il mondo nirico praticamente è il mondo astrale. È la stessa identica cosa. Solo che devi distinguere tra sogni i sogni avvengono in maniera incosciente, inconsapevoli e sono delle proiezioni di, del nostro ego, di tutto quello che noi siamo a livello di ego e di personalità sullo schermo dell'astrale, di questa dimensione astrale, come se fosse una bolla in cui noi stiamo proiettando quello che siamo. Quello è il sogno. Normalmente siamo inconsapevoli e quindi lo viviamo come, come spettatori. È uno specchio di quello che siamo. Quando noi diventiamo coscienti, si passa dal sogno al sogno lucido, quindi a un grado di consapevolezza, libertà maggiore. Ma, eh, come diceva anche Charlie Murray, che un, Morley, che è un grande eh, studioso di. di, di i sogni lucidi, anche Robert Wagoner mi sembra, che ecco, no, lui ha ripreso questa cosa da Rob, Robert Wagoner eh, era un, un suo detto, diceva all'interno del sogno lucido, il sogno lucido è come se fosse una persona che sta dentro una barca e sta, sta dentro questa barca, ma poi non riuscirà a uscirne fuori perché è il mare che guida questa nave, questa barca, no? E quindi all'interno del sogno lucido, comunque, sei rimani comunque confinato dentro, dentro un mare, dentro un oceano, quindi non riesci. A muoverti, ma sarà il mare che ti muoverà, no? Questo è il, il paragone che ha fatto Robert Wagner sui dei sogni lucidi. Il viaggio astrale, invece, è un'altra cosa, perché il viaggio astrale è un viaggio verso le profondità del proprio essere e in realtà si sta uscendo fuori dal, dal sogno lucido: si trovano dei varchi, si trovano delle finestre per accedere oltre, per affacciarsi. In una dimensione superiore, che in realtà però no, non è una dimensione esterna, è una dimensione che sta comunque dentro di noi. Il viaggio astrale è un percorso di consapevolezza, ci sono delle, delle tecniche per poterlo, per poterlo fare, no? E, e quindi c'è tutto un lavoro che va fatto. E allora, vediamo un po' se ci sono altre domande. Come si può dimostrare che sia una cosa reale? Allora, la dimostrazione è fondamentale ed è una cosa che dobbiamo fare noi personalmente. Dimostrarlo agli altri è un compito abbastanza complicato, difficile, perché comunque stai lavorando oltre i sensi fisici. Noi riusciamo a dimostrare scientificamente solo ciò che c'è di materiale e di fisico. Quindi bisogna partire da un altro approccio, la scienza deve cambiare completamente approccio, anche se comunque lo sta facendo, perché vediamo con la fisica quantistica eh, la scienza sta, sta scoprendo un differente, un differente eh, sta avendo un differente approccio, no? Che è quello della fisica quantistica. E quindi si sta avvicinando molto a questo mondo astrale e a questa spiritualità all'interno delle cose stesse. Ok, ma la dimostrazione deve essere dentro di noi. Quella è la cosa fondamentale. Ti passeranno due o tre prove che quello che tu vedi è reale, e soltanto queste ti dimostreranno poi per andare oltre, per andare avanti. Ti faccio un esempio: un viaggio astrale. Tu, per esempio, puoi andare indietro nel tempo e puoi vedere una tua, una tua vita passata, poi puoi cercare dei riscontri, puoi anche scoprire delle cose degli altri. Allora, se tu vedi per esempio una cosa di un tuo parente, per esempio di tuo nonno, quella cosa nessuno la sa, quella cosa te la dice tuo nonno, perché tu lo incontri, no? esci e vedi tu il defunto, vedi quindi tuo nonno defunto che ti racconta una determinata esperienza nonno nonno come hai incontrato come ti sei innamorato di nonna dove l'hai incontrata e lui ti dirà l'ho incontrata in una sala da ballo eccetera eccetera e ti spiegherà la storia come fai a saperlo non lo puoi sapere finché non lo verifichi quindi magari per farti come un esempio così vai da tua madre e dici senti mamma come si sono incontrati i nonni e tua madre gli dirà si sono incontrati in una sala da ballo ecco. quella può essere una, una dimostrazione come anche, che ne so, vedere una persona che si trova dall'altra parte della, della città, vedo mia zia che sta cucinando, che ne so, sta facendo le polpette, vestita di rosso, e sta preparando una festa perché sta invitando delle, degli amici, quindi si sta preparando, sta, sta addobbando casa, sta pulendo, dico, sai tizia, ma tu veramente stavi facendo questo, 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 ti stavi... avevi un vestito rosso mentre cucinavi? Stavi... E lei ti dice, sì, stavo facendo questo. Quindi si può veramente dimostrare se è una hobbe lo puoi fare. Se è un sogno lucido no, ma se è una hobbe è proprio un'esperienza che avviene in una dimensione parallela a quella fisica. Attenzione, bisogna lavorare molto molto con l'intento, bisogna avere un piano d'azione, è importantissimo perché altrimenti non è facile perché ti, ti puoi trovare per esempio in posti, in altri posti o magari... In, una, diciamo in un altro tempo e quindi non riesci poi a individuare le cose nel presente ok quindi è comunque un lavoro che va fatto particolare Lucia allora Peppe dice eh, è reale fidati mio padre per esempio in un sogno mi ha dato prove tangibili che poi ho riscontrato in seguito nella vita reale esattamente esattamente eh, Cristina Uh, io sogno spesso, i miei cari nell'oltre, come faccio a capire se sono sogni o viaggi astrali? Ecco, Cristina, chiedigli delle, delle dimostrazioni, chiedigli delle cose che poi puoi uh, sperimentare nella, nella realtà, appunto quello che stavo uh, dicendo. Uh, Simona, mi chiedevo se all'inizio dell'esperienza delle obbe i territori nei quali ci si ritrova possono essere frutto di uno stato d'animo latente. Possibile che spontaneamente capitino sempre in fase di risveglio quelle esperienze? Non ho capito cosa intendi per fase di risveglio. Comunque sì, i territori dove tu ti trovi possono essere frutto di un tuo stato d'animo di cui tu magari non sei neanche consapevole. Quindi devi eh, inizialmente, proprio quello che devi fare è capire perché io mi ritrovo sempre in questi posti. Esco dal corpo e mi ritrovo sempre dentro un castello. Perché sto dentro questo castello? Che cosa mi vuole dire questa, questa cosa qui? Oppure mi trovo sempre in un bosco tutto buio. Allora gli ambienti, le cose che vediamo rappresentano esattamente o il nostro stato d'animo o i nostri sistemi di credenze o il nostro modo di vedere le cose. E allora per questo è importante eh, uscire fuori da questi, eh, da questi eh, dai sistemi di credenze e avere uno stato d'animo più pulito possibile se vogliamo poi avere una visione più nida e più, più concreta di, del mondo astrale. Se vogliamo ottenere, andiamo direttamente alla sostanza, al di là di quella che è la, la forma. Ok? Federica. Eh, Michele, buonasera. Quando in astrale vedi una persona, che aspetto ha? Reale la si può toccare? Una persona che non c'è più. Ah, ok, allora stai parlando di, una, di un defunto. Esattamente. L'aspetto che, che tu darai a quella persona comunque è sempre simile che tu darai perché? Perché viene anche filtrato dal tuo stato d'animo ma quella persona te ne accorgi, se è lei te ne accorgi, se è una tua illusione te ne accorgi, se è lei te ne accorgi allo stesso modo e lo sai. E dovete percepire e la percezione è una cosa che viene dal cuore, non è una cosa mentale. Quindi quando tu vedi un tuo parente lo sai perché eh, diciamo lo senti anche dal, dall'odore. Dalle sensazioni che provi quando lo tocchi, quando l'abbracci, quando quindi sai che è lui, ok? Anche se appare comunque, sei tu che gli dai l'aspetto: quindi può apparire più giovane, più vecchio, con un vestito nero, con un vestito bianco, eh, con una collana, co... sei tu comunque che gli dai l'aspetto e anche l'ambiente in cui quella persona la incontri è determinato dal tuo stato d'animo, quindi anche dal tuo livello energetico, ok? Eh, diamo un po' un'ultima domanda e poi andiamo un po' avanti. Eh, sono tante le domande. È possibile anche viaggiare nel futuro? Assolutamente sì. Eh, nella dimensione astrale il tempo non esiste. Esiste, ma c'è il passato, il presente e il futuro coesistono in un'unica realtà. E quindi basta volerlo per andare nel futuro chiaramente sempre con un intento focalizzato quindi hai questa possibilità di vedere le cose future lo stesso déjà vu che accade spesso e volentieri no? alcune persone hanno avuto un déjà vu hanno visto una circostanza e hanno detto ma io questa cosa l'ho già vista l'ho sognata mi sa mi sa che l'ho sognata magari ti ricordi che l'hai sognata perché perché quella era un'esperienza astrale era un viaggio astrale che però Inconsapevole, o ti sei anche dimenticato di aver fatto questo viaggio astrale, eh? perché anche questo può, può capitare. A molti di noi capita. Quindi è importante risvegliare la consapevolezza di quello che noi siamo. Noi siamo esseri multidimensionali, non viviamo solo qui. Più c'è questa consapevolezza, e più risveglierai in astrale. E, ok, allora io volevo un attimo, diamo un attimo avanti. Allora, come fare ad iniziare? Perfetto, Ettore, vedi che sincronicità. Allora, adesso vi do una tecnica per allenarci. Per allenarci avere un hobby. Ok, molto molto semplice, non dovete avere paura. Questa è semplicemente una tecnica di visualizzazione che serve a visualizzarci fuori dal corpo chiaramente adesso non è che usciamo fuori dal corpo, è qualcosa che vi aumenta la capacità di visualizzare. Quindi se voi volete, ve la ripetete e, e ve la fate quando volete voi. Anche la mattina presto, per esempio, potete fare questa tecnica di visualizzazione e vi dovete addormentare facendo questa tecnica e vi capiterà di entrare o in un sogno lucido o di avere proprio un hobby, cioè uscire proprio fuori dalla, dal corpo. La vogliamo fare insieme? Allora, mettetevi un attimo seduti. Rilassati, mettetevi in una posizione comoda, non sdraiati, se no ci addormentiamo, siamo qua seduti comodi. Magari se la sedia è di legno o è scomoda, mettiamoci su una poltrona o su insomma su una sedia comoda, ok? Possibilmente anche con la schiena dritta. Chiudiamo gli occhi e facciamo qualche respiro profondo. Facciamo qualche respiro profondo e ci rilassiamo. Immagina una luce azzurra che attraversa il tuo corpo dalla testa ai piedi. E mano a mano che passa per ogni singola parte, rilassa ogni tuo muscolo. La vedete questa luce azzurra? Partiamola dal punto sopra la testa al centro della testa e questa luce entra dentro dentro la ghiandola pineale, la parte superiore della testa, e si espande dalla fontanella, che è la parte superiore della, terra, della testa, fino alla ghiandola pineale che si trova al centro. No? E poi si espande dolcemente lungo tutto il viso. La luce passa attraverso le nostre palpebre, rilassandole. Rilassando poi le guance, la mascella scende lungo il collo e piano piano si espande lungo le spalle, lungo la schiena, rilassando ogni parte del nostro corpo. Le braccia le mani per un attimo la luce risale su e comincia a scendere lungo la colonna vertebrale costola per costola e lungo tutta la colonna tutte le vertebre una dopo l'altra accende una dopo l'altra tutte le vertebre e ovunque passa questa luce allenta ogni nostra tensione. La luce scende lungo il petto, fino al bacino, per arrivare fino alle gambe, rilassando completamente i polpacci e le dita dei piedi. Ora che siamo completamente rilassati, cerchiamo di svuotare la nostra mente e di percepire i nostri pensieri come se fossero delle nuvole passeggere. Lasciamoli passare e allontanarsi da noi, senza porre l'attenzione su di essi, come se fossero delle nuvole passeggere. Scorrono, scorrono davanti a noi. E noi arriviamo, raggiungiamo uno stato di quiete e di silenzio, di profondo silenzio. Uno stato di, di gioia interiore, siamo contenti, siamo gioiosi. Cercate anche di fare un sorriso. Mentre fate questa, questa pratica, fate un sorriso. Tutto il nostro corpo è perfettamente rilassato e la nostra mente è calma e serena. Ora svilupperai la tua capacità di visualizzazione. Prenditi un momento, lasciati andare e fluisci. Userai il potere illimitato della tua mente. Adesso immagina di trovarti fuori dal tuo appartamento. Sei davanti alla porta del tuo appartamento, ma sei fuori. Sei sul pianerottolo. Hai visto la tua porta d'ingresso molte, molte volte e tu hai la capacità di percepirla chiaramente con l'occhio della tua mente. Osserva questa porta, permettiti ora di essere lì, senti di lì. Sei presente davanti alla porta del tuo appartamento. Cominci a vedere i dettagli. Puoi vedere il colore, la forma. È una porta blindata. Guarda la serratura. Cominci a vedere la maniglia. Di che materiale è fatta la maniglia? Di ottone? Di cromo? Di acciaio? Osserva la maniglia, avvicinati di più ed analizzala. Esamina da vicino ogni singolo dettaglio. Ti trovi e senti tutto il tuo corpo davanti alla porta. Quando sei pronto puoi allungare la mano e toccare la maniglia della porta. Senti proprio la consistenza, tu sei lì, stai toccando la maniglia, senti proprio è fresca, è bella fresca. Senti proprio il, il ferro, il materiale fresco, è liscia. Puoi permetterti di essere lì completamente, concentrati per qualche istante e visualizza ogni dettaglio della maniglia, toccala con delicatezza. Cerca di percepirla con tutto te stesso. Ti lascio qualche secondo. Ora ruota delicatamente la maniglia e spingi in avanti la porta verso l'interno. Sei entrato dentro il tuo appartamento e cominci a camminare. In realtà, ti stai accorgendo di una cosa che ti lascia sbalordito. In realtà ti accorgi che stai fluttuando e sei leggero. Ti muovi le dolcemente come un fantasma dentro casa tua, con grande leggerezza e delicatezza. E tutto ciò ti fa sentire bene, stai bene. Ti senti bene focalizza completamente la tua attenzione su tutto quello che c'è intorno a te ora ti stai muovendo dentro il salone o il soggiorno di casa tua stai visualizzando i dettagli di questo di questa stanza è casa tua la conosci bene Usa tutta la tua capacità di percepire. Tocca, ascolta, visualizza e senti. E odora. Usa tutti i tuoi sensi. Ti stai muovendo all'interno del tuo appartamento e puoi sentirti lì. Ed ora puoi cominciare a visualizzare, percepire, sentire, vedere, ascoltare e toccare. Concentra la tua attenzione nel visualizzare tutti gli oggetti del tuo salone. Guarda il lampadario, il divano, ci sono delle sedie, dei tavoli, c'è un tavolo. Osserva, osserva attentamente, toccalo. Tocca tutto. C'è un televisore? Delle poltrone? Tocca gli armadi e osservali. Il colore, la consistenza. Ci sono dei mobili, una cristalliera? C'è qualche cosa in particolare che ti attira l'attenzione? Che ne so, un giradischi? un oggetto antico a cui sei affezionato, una libreria, dei libri che ti piacciono, che ti interessano, qualunque cosa attira la tua attenzione. Ti lascio qualche secondo. Ora spostati in un'altra parte del tuo appartamento. Vai in cucina, osserva attentamente come è fatta la tua cucina. Il lavello, le mattonelle della cucina, ci sono delle mattonelle? Osserva il mobile della cucina, gli scaffali, le mensole, il fornello. Osserva il lavandino adesso, il lavandino, e osservalo lì da vicino proprio, guarda tutti i dettagli del lavandino. Lo vedi? Gira la manopola e adesso addirittura senti lo scorrere dell'acqua che bagna le tue mani. L'acqua è fresca e la sensazione è molto piacevole. Guarda attentamente qualunque oggetto ed osserva in particolare se qualcosa richiama la tua attenzione. Ti lascio ancora qualche secondo. Da ora in poi... Hai la capacità di usare la tua mente, di visualizzare qualunque cosa tu voglia. Da ora in poi potrai concentrare facilmente la tua attenzione in qualsiasi oggetto tu voglia e mantenere questo stato di attenzione e di presenza mantenere il tuo pensiero cosciente e presente. Ed ora, ognuno seguendo i suoi ritmi, fai un profondo respiro purificatore. Piano piano seguite il vostro ritmo, piano piano gradualmente potete aprire i vostri occhi con calma, senza fare scatti con molta gradualità e con molta tenerezza, con molta tranquillità. Aprite gli occhi o oh, se avete qui carta e penna scrivetevi, scrivetevi un'impressione, un, qualche cosa avete avuto, se avete, cosa avete provato. Perché questa cosa è molto molto importante, perché è veramente un aggancio questo verso la dimensione astrale. Scrivete, dovete sempre avere un diario di tutte quante le vostre esperienze, è fondamentale. Quindi vi invito a prendere un foglietto di carta, a scrivere anche una frase. Cosa avete pensato? Leggerezza, libertà, felice? Qualunque cosa vi viene in mente. O una, una frase che vi è venuta in mente. Un, questo è importante perché, ripeto, sono degli agganci, sono dei, degli ancoraggi alla dimensione astrale. Qualunque cosa, qualsiasi esperienza va trascritta. Ok, vi lascio qualche, qualche secondo. Ok, allora, eh, come è andata? Come vi è sembrata? Io voglio anche ogni tanto in questa rubrica faremo delle pratiche insieme, delle piccole tecniche, proprio per farvi, per chi vuole, magari chi è incuriosito dall'argomento mi ascolta, ma chi invece vuole proprio provare, vuole cominciare a provare, lo può fare. Io faccio anche dei corsi, naturalmente, dove eh, sono dei webinar dove si possono approfondire tutte quante le, le esperienze, condividere e poi anche per superare anche la paura, no? Questo serve un po' per sperimentare. Allora, domande. Eh, vediamo un po'. Non so se volete commentare. Qualcuno ha scritto una frase, ha avuto un'intuizione, ha scritto qualche cosa. Scrivetela qua se volete, eh? Luciana, ho provato più volte ma non riesco proprio a fare questa uscita dal corpo. Mi è successa solo una volta casualmente, non mi sentivo più il corpo, poi però mi sono spaventata nel momento in cui mi stavo staccando alla testa perché non sapevo se sarei riuscita a tornare in me. Quindi mi sono sentita risucchiare in me in un istante. Luciana, complimenti, l'hai visto. Invece non mi riesce, però ci sei riuscita. L'hai avuto in maniera spontanea, no? Quindi, pur senza fare le tecniche, senza fare nulla. Allora, se tu hai, hai problemi fascia, mh, quando realizzi delle tecniche e non riesci a, a uscire, parliamone, parliamone, perché sicuramente dietro c'è o una paura, o un sistema di credenze limitanti, o qualcosa che ti stai autosabotando, o delle aspettative troppo forti, per esempio, ansia. Veramente ci sono una serie di fattori, tantissime cose, e il compito nostro è proprio quello di scoprirle. Perché le tecniche sono veramente tantissime: le tecniche per ottenere le obbe, Ma la cosa fondamentale è capire quello che è il limite. Per superare il limite, e avere l'esperienza. Quella è la cosa importante. Il fatto che mi viene in mente: dice, sono, mi sono spaventata al momento in cui mi stavo staccando da, dalla testa, quindi hai, hai avuto quest'attimo di paura. In realtà, bisogna superare queste paure e considerare questa esperienza come un'esperienza un bella. Se viene fatta in uno stato positivo, chiaramente. Eh? Se viene fatta con una certa preparazione, con un uno stato mentale positivo, è, è sempre un'esperienza bella, quindi non bisogna averne paura. E... Antonella, quando rientrai nel corpo, avevo in bocca il sapore dell'amore. Sì, avvengono delle cose che, hai detto bene, il sapore dell'amore, cioè come una, non mi viene il termine, sinestesia, quando si, praticamente tu hai delle sensazioni che si, um, proprio fisiche, di qualcosa di più immateriale, tipo ecco l'amore, no? Senti l'amore, il sapore dell'amore, bellissima questa cosa, bellissimo, e, e ti avviene proprio durante le esperienze mistiche questo. Mariella, mi domando se ti è mai successo di incontrare la luce blu dell'Arcangelo Michele. Eh Mariella. <ride> allora, ognuno ha le sue guide, ognuno, questo è un discorso molto lungo che, che, che affronteremo. Però sì, si possono incontrare delle guide e ognuno ha le sue guide specifiche. Ricordatevi una cosa: che mh, la guida quando si, si presenta davanti a noi non è importante la forma, la forma in cui si presenta, ma sempre la sostanza. Questo è fondamentale. Vi volevo solo dare questa, questa, piccola, mh, questa piccola cosa, vi volevo dire, poi magari ne parliamo anche in un'altra un sede, però sentitele le guide, le guide sono sempre intorno a noi, quindi non le cercate, perché il momento stesso in cui le cercate vuol dire che non ci sono, in astrale funziona così: In astrale, l'astrale è il qui ed ora. Avviene quello che voi sentite, quello che percepite, quello che siete voi creatori. Se voi state cercando, la guida non arriva. Se voi la sentite, voi aprite i vostri canali, la guida sta lì. Quindi la dovete sentire intorno a voi. Ok? E allora, altre cose? Poi. Eh... Mariella, uh, allora, ok, perfetto. Tanta pace e leggerezza, quindi mi stai parlando della, della tecnica che abbiamo fatto insieme. Sono entrata in trans, ho visto tante entità, tanta energia. Bellissimo, grazie Mariella. Altre impressioni di scrivetele. Roberta, quando stavo fuori dalla porta sentivo freddo. Mm. Sono movimenti energetici, potete sentire freddo, potete sentire caldo, potete sentire delle vampate di, di calore dei brividi, sono tutti movimenti energetici che sono collegati alla transizione tra il fisico e la obbe, quindi mentre state praticamente per espandere la vostra coscienza e la vostra consapevolezza fuori, si possono avere queste questi mh, questi sbalzi energetici, anche sensazioni proprio vere e proprie fisiche. A volte sono proprio i nostri chakra che stanno ruotando, no? E i chakra sono proprio dei, dei livelli dei diciamo dei canali energetici che quando ruotano, quando si muovono, sentite proprio questi, queste sensazioni di calore, di freddo. È anche un po' soggettiva la cosa, ok? Luciana dice, è successo molto anni fa quando non sapevo nulla di queste possibilità, ok? Beh, lo puoi fare adesso, quando, quando sei più informata. Quando siamo informati, se noi siamo informati lo possiamo fare, se noi siamo preparati. Adesso io vi spiego la seconda parte dell'incontro che è come prepararsi. È possibile che abbia visto delle strade di pietra, un viaggio indietro nel tempo, l'Egitto? Chi lo sa, approfondisci. Ti invito ad approfondire. Non ho più paura, ma ora che non ho più paura, ok. Ho capito. E Allora, passiamo un po' all'altro all argomento: che è proprio la, la, la preparazione, un po' no? Cioè, eh, le precauzioni da adottare prima e durante un viaggio astrale. E Anna mi ha detto proprio di introdurre questo argomento perché ci sono state delle critiche molto, molto forti nei miei riguardi e eh, praticamente eh, quando ho iniziato le dirette di questo in questo gruppo qualche qualche mese fa sono stato accusato in maniera diciamo abbastanza eh, forte diciamo anche un po un po aggressiva e mi vedete datemi conferma non vorrei che è sparito il, il video Ok, eh, dicevo, ci sono state delle critiche eh, abbastanza forti quando io ho iniziato a fare queste, queste dirette. E praticamente eh, mi hanno detto, insomma, si sono sentiti, sono anche dei commenti anche qua nel gruppo, ho detto questo è pazzo, questo è un incosciente, va a parlare di hobby, di esperienze fuori del corpo, come se fosse una cosa da prendere così alla leggera, no? all'acqua di rose. Eh, ah, è un'esperienza pericolosissima e non si deve fare. Eh, spero di non essermi perso nulla. Eh. Confermatemi che vedete bene il, il video, non so se c'è stato qualche sbalzo qua di, di corrente. M mi date conferma? Ok, eh, allora mh, che cosa succede? Che in realtà le persone che dicono che questa è un'esperienza pericolosissima, che non va fatta. Normalmente se voi andate a chiedere a queste persone, ma scusa, ma tu hai mai fatto questa, questa esperienza, che cosa vi rispondono? Queste persone dicono, no, non l'ho mai fatta. Quindi è singolare questa cosa. Ma allora perché mi stai dicendo così? Se non hai mai sperimentato, se non sai di che cosa si tratta, perché mi dici che è pericoloso? No, perché me l'ha detto la zia Peppina, oppure me l'ha detto il prete o me l'ha detto la, il, il vicino di casa, il mio collega di lavoro. Oppure magari ti dicono no, perché l'ho letto su internet, ho letto su, su un libro. Ma ah, insomma, allora è pericoloso, perché cioè, la, lo vuoi sperimentare se è pericoloso oppure no? Cioè, cerchiamo di capire no, cos'è questa esperienza, sperimentiamola. Allora io vi rispondo a modo mio, è pericolosa questa esperienza? Sì, no, non vi dico né sì e né no, perché l'esperienza dipende da noi, dipende da che cosa vogliamo fare noi con questa esperienza, come vogliamo usarla, perché il come noi vogliamo usare questa esperienza andrà a determinare dove andiamo, dove andiamo a finire. Dove andiamo a finire dipende dalle nostre motivazioni. Ok, ma perché questo? Per le cose che ho detto sopra, per tutto quello che io ho spiegato prima, cioè il nostro stato vibratorio. Se noi facciamo un lavoro su di noi, di superamento delle paure, superamento dei limiti, dei nostri sistemi di credenze, prima cosa. Seconda cosa, se il nostro intento è buono e pulito, stiamo facendo un lavoro spirituale. Ci rapporteremo in una dimensione superiore. Ok? E quindi non è un'esperienza pericolosa. Viceversa, se noi siamo pieni di rabbia, di invidia, di paura, di egoismo, di indifferenza per... cioè, Ma non mi sembra che sia il caso nostro. Già che state qui, già che state facendo questo, vi state rapportando a una, a una dimensione più spirituale, volete scoprire chi siete, no? Dicevo, se sei rabbioso, sei una persona malvagia, piena di egoismo, di indifferenza verso gli altri, allora andrai ad attirare cose negative. Eh, vediamo se riesco a proiettare una cosa che io avevo trovato, che è molto carina. Eccola qua. Ok, tu attrai sulla legge di attrazione. Tu attrai ciò che dici, quello che credi, come trascorri il tuo tempo, ciò di cui sei grato, quello che doni agli altri. Bellissimo questo! Bellissimo. Tu attrai ciò che dici, come descrivi te stesso, come vedi il tuo mondo, come parli dei tuoi progetti e dei tuoi desideri. Tutto influenza il tuo essere, e quello che tu attrai, la stessa cosa in astrale, come, come qui, come sopra, così è sotto. Il vecchio motto no, degli antichi gnostici esoterici, come sopra, così è sotto, Hermet, ah, che veniva ripreso da Ermete Trismegisto, no? veniva ripreso proprio dagli gnostici questo motto da Ermete Trismegisto come sopra così sotto, perché tutto quello che tu hai sotto è anche sopra, è il mondo astrale. Quello che credi, il tuo sistema di credenze orienta ciò che attrai. Non puoi, vabbè, poi qui parla del denaro, cioè non puoi attrarre denaro se credi che la ricchezza sia una colpa. Ed è vero, la ricchezza è una cosa interiore. Ok? Se tu sei ricco dentro, attrai anche bel, attrai anche denaro, perché no? Che cosa c'è che, che, che non puoi attrarre? Noi siamo i creatori. Con il viaggio astrale si scopre la nostra dimensione di esseri creatori. Cambiando la tua realtà interna, cambi poi anche la realtà esterna, ma poi la, nella la realtà esterna si riflette esattamente ciò che tu sei. Poi c'è come trascorri il tuo tempo. Che cosa fai? Se tu trascorri, certo, il tuo tempo a rubare, a pensare male degli altri o perché magari sei tu che vuoi fare cose cattive agli altri, vai in astrale, perché magari vuoi spiare qualcuno, vuoi fare del male anche lì, anche lì funziona la legge del karma, causa ed effetto, la legge del karma non funziona soltanto qui, ma funziona anche lì. Ok? È tutto molto molto chiaro. La gratitudine, la gratitudine è un'altra cosa straordinaria. Se tu fai una, una, una obbe e tu con un sentimento di gratitudine normalmente ti ritrovi in dei posti molto molto belli. E poi l'altruismo, quello che doni agli altri, l'altruismo, la condivisione. Ok? È importante. Quindi io mi sento di dire, eh, sì, la strada è pericoloso. Io non vi do questa risposta. Perché se io vi dico che non è pericoloso, poi vengo preso come... Come una, un pazzo che va in giro a dire fate strade, fate, fate esperimenti, andate qua. No, non fate esperimenti, lavorate sul vostro stato interiore e quindi parallelamente cercate di sperimentare questa dimensione dentro di voi. Perché è un sogno, un sogno lucido, è un risveglio che avviene all'interno del sogno, così come avviene nella parte fisica, così avviene all'interno del sogno. Ok? Eh, vediamo un po' le obbe non ammazzano, al di più spaventano. Sì, ma spaventano anche quando spaventano. A parte sì, è vero perché non ammazzano, perché comunque tu sei comunque un essere immortale. Non hai la fisicità. Quando tu hai una obbe, sei... Eh, io per esempio mi ricordo per strada all'inizio mi divertivo ad andare addosso alle macchine e mi investivano una specie di eh, uomo invisibile, no? Perché mi arrivavano queste macchine, mi attraversavano, andavo dovunque. No, siamo invisibili. Siamo se vogliamo, diventiamo anche invisibili, o diventiamo immateriali, attraversiamo la materia, quindi non siamo immortali. Al, al di più, Bravi si è detto: Simona, spaventa così oh, perché ti spavento. Perché se tu hai delle paure dentro ti si può presentare delle circostanze che ti servono comunque da allenamento. Vi ricordate? Non so chi ha mai letto qualcosa sul guardiano della soglia. Chi è il guardiano della soglia? È il mostro che rappresenta tutte le nostre paure. L'iniziato che fa i viaggi astrali deve prima o poi combattere, quando sarà pronto, chiaramente, combatterà questo guardiano della soglia. Questo si diceva quando sarà alla soglia dell'iniziazione, dell quindi quando varcherà diciamo, le dimensioni superiori. C'è il guardiano delle so della soglia che rappresenta tutte le paure. Ma è la stessa cosa che si trova nello sciamanesimo. E quando ehm, gli sciamani vengono divorati, per esempio, dalla, dagli animali, no? Ci sono questi animali che ti divorano. Lo smembramento è quello. Cioè, un animale che ti divora rappresenta l'annullamento delle, delle paure, dei nostri limiti. È un processo di purificazione, no? Nello sciamanesimo, lo smembramento, la stessa cosa. Mariella eh, è pregiudizio ignorante se non conosci, ignoranza se non conosci non puoi giudicare esattamente. Io più che altro è una giusta osservazione quella di dire non date i viaggi astrali così a tutti, non è spiegare il viaggio astrale a, al datore di lavoro, al vicino di casa, al, cioè devono essere persone comunque preparate ad evolvere spiritualmente. Insomma, tu cioè, ci deve essere comunque un, una ricerca, non è che lo fai per cose ludiche. Ok, se ami Dio, l'universo nella sua massima espressione di energia pura e infinita non puoi provare paura, si attrae ciò che si pensa. Quando noi sappiamo, bravissima Maria, quando noi sappiamo di essere immortali, di essere diciamo degli spiriti che fanno parte del divino, no? di che cosa dobbiamo avere paura? C'è la nostra luce che illumina qualsiasi tipo di oscurità. E Ettore dove si fanno live il corso astrale ok eh, contattami magari su messenger che ti do le informazioni dei seminari Roberta una sera stavo dormendo mio figlio mi ha chiamata e svegliando mi ho visto la mia immagine luminosa seduta sul letto e ritornare nel mio corpo interessante è come quindi se avessi visto te stessa seduta sul letto e quindi hai avuto un processo di sdoppiamento. È interessante questo perché normalmente quando esci dal corpo tu sei in prima persona e vedi il tuo corpo fuori. A volte puoi anche non vederlo il tuo corpo, attenzione, perché c'è il filtro del subconscio che ti nasconde la visione del corpo. Siccome il subconscio a volte individua, eh, codifica la visione del tuo corpo come il tuo corpo morto e lo esclude. Quindi a volte tu non lo vedi sul letto, sdraiato sul letto. Ma quello che ti voglio dire, normalmente quando noi usciamo fuori dal corpo, noi ci siamo in prima persona, siamo degli individui, siamo degli esseri individuali, al contrario che nei sogni dove magari... Siamo completamente dispersi, spettatori e non siamo coscienti, non siamo lucidi. In un'Obe noi abbiamo la presenza, una presenza molto forte, ma ci vediamo in prima persona. Questo fatto di vederti sia te che fuori è singolare. A me non è mai capitato. Quindi di vederti in due parti separate, una specie di, lo vedrei più come bilocazione, un qualcos'altro forse, forse un qualcos'altro. Uh, ok, Valeria ha ragione, non è un gioco ma è una cosa seria, esattamente. Esattamente, bravissima. Uh, ok, allora ragazzi, io direi che possiamo concludere qua la diretta. Um, ci sono anche tante altre domande a cui non posso rispondere, diciamo perché se no andiamo veramente oltre quasi un'ora e mezza che sto parlando e quindi vi invito al prossimo incontro che ci sarà molto molto presto non vi dico niente perché ci sarà una sorpresa e ci sarà un incontro che faremo con, con Anna prestissimo non vi dico niente non vi voglio anticipare nulla ma ve lo dirà lei ve lo dirà lei ci sarà una diretta molto molto interessante molto molto presto rimanete sintonizzati vi ringrazio di tutto di avermi seguito, di avermi fatto tante, tante domande, quindi vi ringrazio per il vostro interesse. Qualsiasi cosa sono qui, sono a vostra disposizione, mi potete contattare su Messenger. Ok? Grazie a tutti, grazie a Anna e ad Enrico per avermi invitato in questa diretta. Ciao e grazie a tutti quanti.